Del Catanzaro, ora condannato anche matematicamente alla retrocessione, ha un nome: Fabio Fabbri, portiere classe 1967, ironia della sorte, marchigiano di Pesaro. È stato lui con due clamorose gaffe a regalare la partita ai suoi corregionali dell'Ancona. Ma andiamo per ordine. L'Ancona va inaspettatamente in vantaggio nella prima azione di rimessa. È il portiere catanzarese a consegnare con una settimana di ritardo l'uovo di Pasqua con sorpresa ai marchigiani. Corino, sostituitosi tra i pari al suo compagno di squadra, devia con un braccio sotto la traversa il bolide di Ciocci. Dal dischetto il centravanti non fallisce. 1-0 per gli ospiti, ancora una gara interna in salita per i padroni di casa. Silipo protesta per un fallaccio su Bressi in prossimità della sua panchina e l'arbitro lo espelle. È la scintilla che fa svegliare il Catanzaro dal torpore di un pomeriggio battuto dallo Scirocco. È Lorenzo che difende caparbiamente un pallone in area avversaria a mettere fuori causa di prepotenza Vettore, realizzando il pareggio. Sul finire del tempo, brivido lungo la schiena degli adriatici, ma la sfera calciata a botta sicura da Bressi accarezza il palo e si perde sul fondo. Ripresa con Silipo ad impartire le disposizioni tattiche dalla gradinata. Il pressing del Catanzaro però non ha successo. La difesa anconetana si difende con affanno e, come accade in casi del genere, sono gli ospiti a finalizzare in contropiede. Ciocci sfrutta a dovere l'assist di Messersi e per il Catanzaro è di nuovo buio profondo, ma Martini fa secco su punizione Vettore e ristabilisce l'equilibrio che ridà slancio di nuovo ai catanzaresi. Poi la clamorosa frittata di Fabbri. Ermini non sbaglia il pallonetto e ringrazia. Annotazione finale: 5 gol a Catanzaro non si vedevano dal 26 novembre 1989. Anche allora fu sconfitta. Vinse il Parma e Silipo venne esonerato. Gli subentrò GB Fabbri, ma qualche domenica dopo il giovane tecnico catanzarese ritornò alla guida della squadra.